Buongiorno tesoro. Oggi con la nostra tournée siamo a Firenze e in particolare nel quartiere di Rifredi, che è un quartiere popoloso e popolarissimo. E qui c'è un teatro bellissimo e soprattutto frequentatissimo. Tra l'altro il mercato qui dietro mi ha fatto venire un'idea. Andiamo a teatro. Siamo arrivati al teatro di Rifredi che, come si potrà vedere, sorge da un'ala della società di mutuo soccorso. Tra l'altro, guarda, c'è anche il direttore del teatro. Ora ci scambiamo due parole, basta con questa modalità selfie. Buongiorno. Andrea, scusami, ti devo richiamare per 5 minuti, che è arrivata Andrea Bruno Savelle. Un attimo, scusami solo. Perfetto, ciao Andrea, buongiorno. Buongiorno, come va? bene. Allora. Stavi dicendo della società di mutuo soccorso. Sì. L'edificio teatro in realtà è stato costruito qualche anno dopo, nel 1911, ed era il luogo, voglio dire, il salone delle feste, era la sede della filarmonica, quindi un'anima importante del quartiere di Rifredi, allora un quartiere operaio, staccato in realtà, voglio dire, da Firenze. Adesso invece è il centro. Adesso siamo il centro, poi con la tramvia è una meraviglia. La gente può scendere proprio di fronte al teatro. No, quello è stato veramente un passo avanti importante di legame con il centro, e per i nostri spettatori è stato un grande aiuto. Possiamo entrare? Dobbiamo fare certo. Una piccola sorpresa. Venite, accomodatevi. Grazie. Qui ancora non c'è nessuno, ma si spera che stasera ci sia tanta, tanta, tanta gente. Andiamo dentro il teatro. Finalmente siamo dentro il teatro. Tra poche ore andremo in scena. Però prima abbiamo pensato di giocare un po' con gli amici della compagnia, perché ho raccontato a tutti del tuo... diciamo della tua antipatia per il teatro, e vorremmo vedere di fartela passare. Ci stai? Venghino, signori, venghino! Questo non è un banco normale! Questo non è un mercato normale! Qui troverete merce per grandi e piccini! Qui troverete merce per tutte le tasche! Qui troverete... un sacco di chiacchiere! Qui troverete quello che avete sempre sognato! Di più! Sempre desiderato! Di più! Qui troverete quello che non troverete da nessun'altra parte! E cioè il Monte Bianco! L'oceano indiano! I mari lunari e il sale del deserto! Oh, la neve dei Caraibi! Un po' sciolta, mi sembra! E lo smog di New York! Denso e saporito! E il fresco di Vallombrosa, così freschino che per godervelo dovete mettere la sciarpina anche a Ferragosto. E l'aria calda del Sahara, che serve per cuocere un pollastro in men che non si dica. Ha trovato qualcosa di suo gradimento? No, credo di no. No. Tuttavia, sono un po' incuriosito da quell'oggetto lì. Che cos'è? Ah, questa è un'occasione irripetibile. Niente proprio di meno che la città di Stoccolma. Vuole diventare l'unico proprietario di una meravigliosa città, capitale della Svezia? Magari! Ma Stoccolma dov'è esattamente? Ma gliel'abbiamo già detto, in Svezia. Con tanto mare svedese intorno. E gli abitanti dei biondissimi svedesi. Che bello. Lo vuole? Lo acquista? C'è un problema, il punto è che non credo di possedere una tale somma di denaro. Ma lei è un barbiere? Sì, da cosa si vede? Senta, noi abbiamo venduto tutta la nostra merce oggi e siamo molto contente. Quindi, se ci fa uno shampoo, un colorino, un taglino, le mesce al codino, ci trucca il visino, noi le potremmo vendere la città di Stoccolma. Non lo so, ma... ci sto! Ci sta! Sì, ci sto! Thank you.
Eccolo qua, atto di proprietà, vidimato! Sono il proprietario della città di Stoccolma, capitale della Svezia. Quasi 1 milione di abitanti, tutti miei! E c'è anche il mare! Anche se non lo conosco, il proprietario del mare, ma lo conoscerò. Non vedo l'ora di andare a Stoccolma, Stoccolma! Non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora! Invece si sbagliava e l'aveva pagato troppo, perché ogni bambino che viene a questo mondo, il mondo intero è tutto suo e non deve pagarlo neanche un soldo. Deve soltanto rimboccarsi le maniche, allungare le mani e prenderselo. Chiudiamo il sipario perché si va in scena.